Le relazioni politico-istituzionali sono intense tra Kosovo e Italia. La scelta di Adria Airways di aprire un corridoio tra Verona e il Kosovo e la Slovenia di fatto si innesta in un processo oramai maturo di scambi e rapporti. L'Italia ha un personale molto numeroso all'interno delle diverse missioni civili, ha un'ambasciata molto qualificata, ha parecchio personale militare e quindi Verona diventa in qualche maniera un po' l'hub. Ovviamente con una presenza internazionale qualificata, questo credo che abbia un impatto molto positivo anche sul turismo della zona del territorio di Verona del Garda, perché appunto gli internazionali di stanza in Kosovo possono avere accesso a tutta l'area del veronese attraverso questo volo diretto. Pristina, capitale del Kosovo, è la nuova rotta, il volo il martedì e il sabato con un Airbus A139 da 135 posti. Già si registra l'80% di copertura. Il mercato del Kosovo è in un senso più ampio, il mercato dei Balcani, è uno dei pochi ambiti in cui vi è un potenziale di crescita molto grosso proprio a livello europeo, anche in relazione a ciò che sta accadendo in questo momento. E l'Alpe Adria quindi ha voluto essere presente in questo ambito, e dato che nella crescita di questo ambito, di questo pezzo d'Europa noi ci crediamo, siamo voluti andare nei Balcani, nel Kosovo, e intendiamo restarci. Dal 2008 il Kosovo è uno Stato indipendente, riconosciuto da 88 dei 193 paesi dell'ONU. Altri, come la Russia e la Cina, lo disconoscono. A detta dell'ambasciatore italiano in Kosovo, il nuovo volo favorisce i rientri in patria dei cittadini albanesi e sloveni dopo la diaspora ed apre nuovi scenari interessanti. Le relazioni primarie che potranno e dovranno crescere sono quelle economiche, perché noi abbiamo molta gente da quelle parti che viene a lavorare qui e abbiamo un'esigenza anche che i nostri esportatori possano conoscere quel territorio per esportare, perché abbiamo una discreta occasione di esportazione, questo è fondamentale. Attorno a questo ci auguriamo di poter creare anche un interesse anche turistico. La nuova rotta si inserisce in un piano di sviluppo verso l'Europa. La compagnia, nata nel 1961, oggi garantisce 20.800 voli al giorno da 1.300 aeroporti, offre collegamenti con 18 città europee.